Software libero perché crediamo che possa essere un buono spunto per tanti, tanti argomenti interessanti, non ultimo la condivisione delle conoscenze, perché appunto essendo libero è visibile a tutti, favorisce l'interazione tra le persone e la condivisione dei saperi. Noi crediamo in questo e cerchiamo di spingerlo giornalmente. L'associazione principalmente si occupa di free software, vuole essere praticamente un punto di riferimento per quanto riguarda Palermo, che abbiamo tante belle cose, per un punto di riferimento a livello informatico ci manca, però vuole essere anche un anello di congiunzione, una rete un po' più vasta per ritrovarci tra informatici che solitamente siamo tutti chiusi nella nostra stanza a programmare. Ecco, noi vorremmo sdoganarli per riunirci tutti insieme e far qualche cosa di buono a livello locale. I vantaggi potrebbero essere tranquillamente dei vantaggi legati alle ricadute sociali, in quanto facendo collaborare tante, tante persone si può creare aggregazione e ognuno mettendo ognuno un pezzettino si può creare qualcosa di veramente interessante a livello generale. Chi vuole approfondire ancora di più su questa cosa, però io non voglio essere troppo pesante e tecnico sull'articolo 3. Vi dico questi numeri, ma non dovete ricordarli a memoria, assolutamente, non è un problema. Adesso abbiamo dei concetti che dice che praticamente un non è esattamente dei link, ma dei snippets. Cioè, cosa sono gli snippets? Sono delle, non so, se avete fatto delle ricerche su internet, trovate che c'è un link e sotto c'è una brevissima descrizione di quello che troverete all'interno. Andrebbe coperta da copyright se passa la legge così com'è. Non è ancora, o meglio, è passato il 12 settembre, da dicembre, il prossimo sarà del Parlamento europeo e poi credo ci sia un altro step. Ma questa è una cosa che prevede questa legge. Diventa un marasma, no? Allora, qual era il problema fino a ieri? Cioè, qual era tutto morto, finita. Oggi trovo su internet. Qual è il problema? L'obiettivo di acquistare un giornale, lasciando stare le fake news, se non ho più un prodotto cartaceo che mi tutela il copyright. Anche il trafiletto, io dico, guarda, tu guardi solo il trafiletto, tu guardi la cosa piccolina, io vorrei che questa cosa mi fosse pagata. Adesso non è possibile in nessun modo dei contenuti all'interno del blog, basta che lo scrivo sulla posta. Cioè è l'utente che carica che è responsabile di quello che carica sul blog. Cosa vuole l'articolo 13? Vuole che il provider sia responsabile dei contenuti.